Bella brother, se per effettuare degli acquisti tramite il negozio oggetti di Fortnite? Sai che puoi supportarmi in maniera gratuita cliccando sul negozio oggetti, in basso a destra poi su supporta un creatore, digitare JKR Martex tutto attaccato e cliccare su accetta. Grazie mille se lo farai, un abbraccio cuboso. Sia brother! Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su una nuova guida di Fortnite. Oggi andremo a completare la seconda missione interessante di questa settimana 2. Ho appena mostrato nella guida precedente come completare la missione che riguarda le diverse partiture trovate a Parco Pacifico, quindi qui e quella lì a rifugio ritirato proprio qua sopra. Se ve le siete perse vi lascio qui tra le schede il video. E ora ci basiamo su quella che è la missione di partecipare ad una dance battle. Non so precisamente come sarà il titolo di questa missione, dato che sto registrando come al solito il video prima che le missioni stesse escano. Comunque, per villa abbandonata si intende proprio quella lì che ho di fronte, quindi ad est della mappa, precisamente qui. Togliamo un po' lo zoom per farvi vedere meglio dove mi trovo. Avete presente Corso Commercio ed il circuito proprio qui sopra, quindi tenete come punto di riferimento questo circuito un po' più sopra, proprio sotto rifugio ritirato ragazzi. La villa sarà questa e la pista da ballo che cercheremo e che dovremo assolutamente utilizzare per completare questa missione sarà proprio qui, quindi seguitemi. Volendo potete utilizzare anche l'entrata principale, ma da qui c'è una sorta di passaggio segreto. Rompete qui ed eccola qui. Allora, nel momento in cui ci sarà un nemico oppure un compagno di squadra, quel che sia, dall'altra parte, verranno conteggiati dei punti proprio su questi due screen. Non dovrete far altro che andare sui quadratini che la pista da ballo vi segnerà e poi utilizzare la vostra emote. Una qualsiasi emote, ragazzi. Anche l'emote base se non ne avete altre. Quindi mettiamo caso che qui sarà illuminato, noi non dovremo far altro che magari ballare, quindi utilizzare la nostra emote preferita, proprio come vi mostro da questa clip raga che ho registrato qualche giorno fa per andare a presentare questa sfida in quella che è la settimana 2 in generale. Una volta che avrete totalizzato tot punti la missione verrà completata. Non credo che bisogna vincere la dance battle stessa proprio per finire questa missione. Comunque ragazzi, ripeto, per completare questa missione bisogna avere almeno dall'altra parte un altro player, altrimenti non potrete proprio finirla perché sulla pista in cui vi andrete appoggiare non si illuminerà nulla. Infatti nel momento in cui ci sarà un altro player dall'altra parte si attiverà il tutto ed inizierà la dance battle tra le due squadre. La guida si conclude qui ragazzi, mi raccomando, se vi è stata d'aiuto lasciate un bel like e condividetela con tutti i vostri amici. Ci becchiamo in quelle che sono le prossime guide oppure nelle prossime live. Mi raccomando, seguite anche le live serali che porto sul canale. Un salutone da Martex. Ciao brothers.